capire perché l'associazione che ho il privilegio e l'onore di presiedere dal 2000 in sostanza, dopo che la prestigiosissima figura di Gabriele De Rosa me l'ha affidata. Siamo nel 2000, abbiamo cercato di continuare a fare quello che la sua lezione ci aveva insegnato. Io sono sinceramente molto lieto che si stia realizzando questa iniziativa e mi complimento con la Fondazione Gramsci, con il professor Giuseppe Bacca, con tutti gli organizzatori che l'hanno ideata e programmata. E grazie quindi per aver coinvolto l'associazione. In essa, peraltro, è stato già ricordato, è uno dei principali responsabili delle proposte di approfondimento della figura dell'opera di Don Giuseppe De Luca. Parlo di Giuseppe Riscardi, accanto ovviamente a Giampaolo D'Andrea, che mi consta poi essere stato il primo tramite per l'individuazione di una possibile collaborazione in vista di questo convegno. Ora non è il caso di passare in rassegna varie iniziative già realizzate a partire dal 2012 in occasione del centenario della morte, no, su Don Giuseppe De Luca, anche se non è possibile, giusto come informazione, gli illustri relatori conosceranno già questi dati, ma ripeto, non è possibile non accennare a una giornata di studio importante svoltasi a Roma il 19 marzo del 2012, organizzata dall'Associazione Don Giuseppe De Luca e dalle edizioni di Storia e Letteratura. Moderatore ne fu Francesco Maggeri, che anche il nostro relatore, sia pure assente, ma ha inviato la sua relazione, e svolsero relazioni Vincenzo Paglia su De Luca prete romano e Adriano Prosperi su De Luca e la pietà. Quindi toccò ad Emma Fattorini, che è ancora uno dei nostri relatori questa sera, trattò delle devozioni nell'introduzione all'archivio italiano per la storia della pietà, mentre Giampaolo D'Andrea si intrattenne sul tema il dialogo con la contemporaneità, e la giornata fu conclusa con le testimonianze di Maria Grazia Bottai, Marisa Rodano e Adriano Possicini. Così come non posso tacere sul fatto che la nostra associazione per la storia sociale del Mezzogiorno e dell'area mediterranea, nella sua storia ormai quarantennale, a proposito di sezioni staccate, adesso ho sentito il direttore della biblioteca, Gabriele De Rosa, rettore a Salerno nel 1974, creò una sezione staccata del Centro Studi di Storia del Mezzogiorno dell'Università di Salerno, qui a Potenza, e da allora qui a Potenza l'associazione ha vissuto, programmato, eccetera, non sto certo qui a fare la storia dell'associazione, ma dicevo, non posso tacere sul fatto che la nostra associazione, nella sua storia ormai quarantennale, può essere considerata in termini di bilancio storiografico, per una parte significativa delle iniziative scientifiche, una sede nella quale il messaggio metodologico di Don Giuseppe De Luca è stato punto importante di orientamento e di riferimento. Aggiungo doverosamente, così come nel tempo, Gabriele De Rosa, che l'associazione, come dicevo, ha fondato e impostato, lo ha recepito e per alcuni versi anche rielaborato. Certamente alla richiesta di coinvolgimento che è pervenuta all'associazione non è estraneo il fatto che la stessa abbia appena un anno fa portato a termine dei lavori di un convegno che su Don Giuseppe De Luca ha avuto un po' l'intenzione di essere un intervento a tutto campo. Anche qui per informazione, Viscardi illustrò le ragioni di un convegno, Francesco Maggeri, Don Giuseppe De Luca e Gabriele De Rosa, Giampaolo D'Andrea, Don Giuseppe De Luca tra seconda dopoguerra e preparazione del concilio, Michelangelo Morano, Don Giuseppe De Luca e Giuseppe Bottai e la politica delle arti, Gianluca Genovese, Don Giuseppe De Luca e Benedetto Croce, Vincenzo Martorano, filosofia cattolica e neoidealismo, Tommaso Codignola, Don Giuseppe De Luca e le edizioni, Codignola nell'attuale proprietario, diciamo, responsabile delle edizioni di storia e letteratura fondate da Don Giuseppe De Luca, Roncalli, Don Giuseppe De Luca e Giovanni XXIII, Paolo Vian, Don Giuseppe De Luca e Giovanni Battista Montini, Don Gerardo Messina, Don Giuseppe De Luca e i Vescovi Lucani, Marisa Rodano, Don Giuseppe De Luca e il Partito della Sinistra Cristiana.
Viscardi illustrò le radici, i luoghi e la memoria familiare. Ora, si spiega così, per quello che finora ho detto, lo stretto legame della nostra associazione con la lezione di Don Giuseppe De Luca, oggi qui approfondito per il suo dialogo con Palmiro Togliatti. Nessuna meraviglia che si sia potuto realizzare questo particolare rapporto. È noto, e mi scuso se ripeto cose ben note, con De Luca siamo sicuramente di fronte ad una figura poliedrica, complessa, con interessi non solo scientifici, i più vari e i più vasti. Spaziava con grande disinvoltura, ma non con superficialità, nei vari campi. Era un filologo, letterato, era un erudito, storico, giornalista, critico d'arte, editore. Come giustamente rilevato a suo tempo Gabriele De Rosa, seguiva la traccia di un alto disegno di ricerca scientifica che lo facevano più conosciuto a Oxford e a Nimega che non nelle università italiane di un tempo. E scorrendo i nomi dei suoi amici e i corrispondenti, che se ne ha conferma, e che si incontra anche la straordinaria figura di Palmiro Togliatti. È stato detto, questo prete lucano, questo fine intellettuale, battitore libero, era amico di Giovanni Papini, Giuseppe Prezzolini, di Giuseppe Bottai e di Palmiro Togliatti, lo ritrovo il nome, di Don Luigi Sturzo e di Alcide De Gasperi, ma ancora di Piero Bagellini e di Alberto Moravia, di Eduard Frenkel ed Herbert Bloch, di Hubert Jedin e Delio Cantimori, ma ancora di Giacomo Mansù e di Aldo Palazzeschi, di Oscar Christeller e Bertolt Louis Ullmann, di Benedetto Croce, di Jacques Maritain, di Venceslao Ivanov e di tanti altri, per non parlare, come è stato già ricordato, di Angelo Giuseppe Roncalli e di Giovanni Battista Martini. Certo, il suo nome è particolarmente legato a due grandi iniziative. La fondazione delle edizioni di storia e letteratura, avvenuta in piena Seconda Guerra Mondiale, e la pubblicazione del prestigiosissimo archivio italiano per la storia della pietà. Ed è proprio qui, come ha rilevato Giuseppe Viscardi, nello spirito che anima l'archivio, che si va a conoscere al meglio e ci si imbatte inequivocabilmente nella esigenza di De Luca di aprirsi, di dialogare con le esperienze intellettuali altre dalla sua, le più diverse. Questo strumento di lavoro, l'archivio italiano, eccetera, la storia, assolutamente originale, perché non si tratta di una, anzi della solita rivista di studi e di ricerche, rispondeva magnificamente all'esigenza e all'intento di esplorare la pietà umana in ogni tempo, in ogni luogo, nel seno di ogni religione antica, di ogni ideologia moderna. E così non sorprende, almeno non dovrebbe sorprendere, che De Luca salti dalle Laudi ad un testo profanissimo, cito, ossia i ricordi su Lenin della Krupskaya. E così non sorprende, mi permetto di aggiungere io, augurando buon lavoro, che Hic et Nunc si approfondiscano con i risultati della vostra ricerca e delle vostre riflessioni il senso, i termini, i confini del rapporto tra Don Giuseppe De Luca e Palmiro Togliatti. Vi ascolteremo con la massima attenzione.